Era dal barbiere a farsi tagliare i capelli, mentre era ricercato da mesi dalla polizia per scontare una pena di 1 anno e 11 mesi di reclusione. Il 27enne Francesco Leone, pregiudicato e sorvegliato speciale, è stato seguito dagli uomini della squadra mobile che l'hanno sorpreso a Bitonto, nella sua residenza, mentre era in sella ad una moto di grossa cilindrata. Dopo aver percorso un tratto di strada del centro ad alta velocità, si è fermato davanti ad un barbiere ed è entrato, passando attraverso il portone socchiuso. I poliziotti sono entrati e hanno riconosciuto Leone, che senza indossare nessuna mascherina protettiva era seduto su una poltrona mentre il barbiere aveva iniziato a tagliare i capelli. Il 27enne è stato colto di sorpresa e dopo la formalità di rito è stato portato in carcere. Le accuse riguardano il furto aggravato e la ricettazione di un ingente quantitativo di cavi di rame tranciati lungo la linea ferroviaria Bari Nord nel marzo del 2019. I poliziotti del commissariato, in ultimo, hanno provveduto a sanzionare con una multa da 400 euro il titolare della barberia per la violazione delle norme anticontagio. La prefettura valuterà anche la sospensione dell'attività commerciale.